In Liguria ci sono 14 persone ricoverate, però dobbiamo dire che 5 sono state dimesse e sono già a casa, sia in Piemonte che una qua in Liguria, perché stavano bene, come succede nell'80% dei casi. Questa infezione dà un quadro pauci sintomatico, cioè poco sintomatico o lieve. Abbiamo altri ricoveri negli ospedali liguri, da Sanremo fino a Spezia. E al San Martino in questo momento abbiamo 7 pazienti ricoverati, di cui uno in terapia intensiva, intubato, un signore intubato. Diciamo che rispetto a quando è stato intubato, le condizioni oggi erano in lieve miglioramento, per cui siamo moderatamente ottimisti. Stanno facendo quelli con la polmonite una terapia antivirale sperimentale, nel senso che stiamo utilizzando farmaci approvati per altre infezioni, tipo per l'infezione d'HIV, per la malaria. Stiamo facendo un cocktail con 3 farmaci. Sembra di avere una risposta. Come vi ho detto prima, abbiamo chiesto un farmaco sperimentale che si chiama Remdesivir, che è stato oggi approvato dal comitato etico per l'utilizzo, e contiamo di averlo nei prossimi giorni per poterlo utilizzare eventualmente se ci saranno altri casi gravi. Ecco, lei alcuni giorni fa disse che noi troviamo i positivi perché li cerchiamo rispetto ad altre regioni, anche ad altre nazioni che le cercano molto meno. Può confermare questo oppure è cambiato lo scenario? Continuo a confermarlo. Io non credo che l'unico paese europeo appestato, come si suol dire, dal coronavirus sia l'Italia. È evidente che questo vale per altri paesi europei, certamente almeno per i nostri paesi vicini, cioè Francia e Germania, che comunque avevano 30-35 voli al giorno con la Cina, per cui credo che la circolazione di questo virus, come ho detto dal primo momento, è una circolazione a cui ci dovremo abituare. Quando le cose, ci auguriamo, diventeranno meno allarmistiche, meno fanatiche anche, faremo i conti e dovremo, credo, fare i conti per il futuro con questo virus con cui dovremo imparare a convivere. Ma se altri non li cercano, vuol dire che comunque le malattie c'è anche lì, non vuol dire la. È probabile che ci sia anche lì, perché se va a vedere ci sono stati dei decessi in Francia anche recentemente, in Germania, quindi in qualche modo credo che questo sia sicuramente un virus nuovo che non sappiamo ancora esattamente quanto ha circolato, perché stiamo utilizzando tecniche diverse. Oggi sentivo che finalmente si sta facendo quello che forse andava fatto un paio di mesi fa, cioè una task force europea sul problema del coronavirus, però non vorrei che fosse tardi, nel senso che avere almeno comportamenti e atteggiamenti comuni, perché è chiaro che se ognuno va per sé, cambia completamente il numeratore. Ecco, dopodomani dovrebbero riaprire le scuole. Come mai i bambini, i ragazzi sembrano immuni dal virus? No, i ragazzi non è che sono immuni, sembrano avere una minor circolazione nella popolazione, diciamo, dei bambini, nella popolazione pediatrica, e certamente sappiamo che in questa popolazione, anche in Cina, l'indice di letalità e quindi in qualche modo le complicazioni avvengono molto meno frequentemente di quanto avvengano invece nella popolazione anziana e fragile. Potrebbero essere le vaccinazioni obbligatorie? Ma potrebbero essere, forse ci sono tante ragioni. Lei deve pensare che comunque anche in Cina ha circolato meno e ha dato meno problemi, dove non so quale sia il grado di vaccinazione dei cinesi. Quindi è proprio in qualche modo sembrano meno colpiti, probabilmente perché questo virus colpisce in maniera più aggressiva proprio le persone più fragili e bambini. Che da una parte, non stiamo parlando di neonati, stiamo parlando di comunque bambini che dovrebbero avere un sistema immunitario in qualche modo meglio funzionante. Lo vedremo quello che sarà, però certamente oggi, stando alle statistiche e alle casistiche, i bambini sembrano essere quelli con meno problemi. Un'ultima domanda. A fine anno ci sono stati molti casi di polmonite in giro per l'Italia. Qualcuno ipotizza che potesse essere già il coronavirus in azione. È possibile? Ma queste secondo me sono illazioni e lasciamole come tali, perché io sono abituato a credere all'evidenza dei numeri e alla scienza. Finché uno dice ho avuto X numero di casi di più, non è una dimostrazione, devi avere dei dati di prevalenza, dei dati di incidenza, e una volta che hai questi dati puoi anche dire che ne hai avuti di più. Fino allora sarà sempre qualcuno che ha detto ah, mi è sembrato di. E allora oggi cerchiamo di evitare di parlare del mi è sembrato di o forse è.